4,84 m, 1,88 m, 1,83 m, esatto, è più alta del Galeazzi questa Toyota Land Cruiser, un SUV, ma che SUV, è un fuoristrada, no? Guardate davanti quanto è massiccio, mi piace moltissimo la calandra, mi piace l'altezza da terra, l'altezza di guado, l'altezza, angolo d'attacco, angolo d'uscita, le luci a LED, i cerchi da 19, la pedalina per salire, ma io non ne ho bisogno fortunatamente. Guardate quanto bene sto a bordo, non ho problemi per la testa, non ho problemi per le gambe, non ho problemi per le spalle, naturalmente dietro non vi faccio vedere come sto perché ci sto radio, vi faccio vedere soltanto due cose del bagagliaio. Ho detto che lì in mezzo posso gestirmi tutto quello che voglio da un punto di vista dell'aria condizionata. Dicevo, volevo farvi vedere in taglio posteriore una cosa, un paio di cose. La prima è che posso anche esclusivamente aprire soltanto la parte superiore per caricare le cose magari meno pesanti, anche perché specialmente nei parcheggi in città è vero che magari andremo sopra diverse macchine, ma l'apertura di questo tipo ci crea qualche disagio. Oltre 600 i litri del bagagliaio senza che abbattiamo i sedili. Vedete che qui abbiamo una presa da 220 volt vera, pazzesco, molto comoda, e soprattutto qui abbiamo gli agganci, e non c'è niente sotto ovviamente, per un'ulteriore fila di divani, per un ulteriore divano, scusate, per aggiungere due posti per un totale di 7. Perché questa introduzione è così breve? Scopritelo insieme a noi, questa è la prova del disagio. Luca, mi sento un re, il re del fuoristrada, mi sento altissimo, mi sento come quei fuoristrada di qualche anno fa, sai quelli che su strada, cioè dovevi remare per farli andare dritti, invece in fuoristrada secondo me se magnano anche il fango più cattivo? Comunque io questo tuo attacco sfrontato al fatto che si va dritti bisogna remare non lo vedo proprio, non sono proprio d'accordo. Ma dai Luca, allora... Ma Luca, cosa? Humphrey Bogart, anni 50, quando c'erano i film che guidavano le macchine, quelle bombate americane, e che avevano dentro il green screen, ci mettevano immagini a caso, green, e loro... Green screen, esatto, che ancora oggi viene usato. Loro li vedevi col volante che facevano un po' così, no? Cioè, in pratica, guarda, se tu giri di qualche grado il volante, ma secondo me anche un bel 2-3 gradi, non succede niente, la macchina continua ad andare dritta, perché ha uno sterzo molto demoltiplicato, da fuori strada, che non le dona per niente precisione di guida. Poi anche pneumatico, Tesla Roadster, dai, pneumatico, spalla molto alta, molto comodo, adatto al fuoristrada, ma su strada ha dei limiti questa vettura. Che monta un motore turbo diesel 2008, 177 cavalli con 450 newton metro di coppia. Tu guarda con terrore quella salita. Scusami un secondo, ma... No, voglio andarci. Ma Luca, voglio salire di lì. Non so se si può, non so se è vietato, non so se non è vietato, ma io ti porto lassù dove faremo anche l'introduzione. Ma quale sarebbero i limiti stradali di questa vettura? Vabbè, poi te le racconto quanto riportiamo in strada. Allora, per il fuoristrada ci sono tantissime funzionalità. Prima di tutto, quattro ruote motrici sempre presenti. Possiamo metterle ridotte. Non è una salita da ridotte, ma vabbè, io le metto lo stesso giusto per provare. Va messa ovviamente la marcia in neutral, quindi in folle, così abbiamo marce ridotte, possiamo bloccare il differenziale centrale, quello posteriore è un torsen a diciamo slittamento limitato, metto in drive e senti già subito come tira, io devo aumentare la pressione del freno per far star ferma la macchina perché rimane in trazione, abbiamo la possibilità di settare anche i terreni, se io qua schiaccio questo pulsante MTS, là davanti vedete posso col banettino scegliere tra fango e sabbia, rocce scivolose, mogul, che non so cosa sia, rocce e sporco oppure rocce. Noi siamo direi su un terreno abbastanza fangoso perché ha piovuto da poco, lì vedo dei solchi di qualcuno che ha cercato di salire ma non ce l'ha fatta, prima marcia ridotta veramente cortissima, siamo a 5 km orari, già 1500 giri, ma se accelero arriviamo a 2000-2500 giri già a 10-11 all'ora. Se sta a magnà la salita proprio come se fosse... Antani? Ah no, il tonno quello che si tagliava con un grissino. Ma Luca, no vabbè dai, questa macchina è proprio un fuoristrada vero, duro e puro, abbiamo scollinato, siamo in alto, ma... comfort esagerato. Io direi che mi fermo qua adesso e facciamo l'introduzione. No, mi rifiuto sopra di fare l'introduzione, sì, qui voglio, te la farla, giro voglio farla con dietro le montagne. Allora la facciamo nel bosco. La facciamo nel bosco. Va, ok. Senti anche come se magna questo terreno che è comunque scivoloso perché siamo su una erba bagnata. In discesa possiamo attivare, in realtà anche in salita, non c'è una differenziazione tra salita e discesa. Questa funzionalità, ci si ferma, crawl. Cosa succede con crawl?
c'è un cruise control da fuoristrada e possiamo definire la velocità della vettura con questa manetta da più lenta a più veloce. Se noi la mettiamo qua a velocità massima, la macchina automaticamente fa tutto lei e definisce l'accelerazione, la frenata, la tipologia di ripartizione della coppia per farci andare a questa velocità e superare qualsiasi tipo di ostacolo. Praticamente io non sto facendo niente, sta facendo tutto lei, stiamo scendendo in maniera, io mi sento molto sicura, molto confortevole, su una discesa comunque scivolosa, sento che la macchina un po' scivola, soprattutto adesso qua sul fango, senti, senti come lavora, senti scricroc, ecco, però voglio dire, ci stiamo scendendo veramente tranquillamente senza colpo ferire, perché l'elettronica sta gestendo tutto. Diciamo che in fuoristrada non abbiamo avuto il minimo problema, adesso voglio proprio andare a vedere che cosa hai da ridire sulle qualità stradali. Allora, mi fermo, tolgo le marce ridotte, devo mettere sempre in neutral, ok, devo rifare la procedura, crawl disattivato, spegniamo tutto, siamo in questo momento in assetto standard stradale. Tra l'altro le sospensioni idrauliche possono essere alzate o abbassate con questo pulsante, noi l'abbiamo lasciato tutto in automatico, quindi un'altezza che è una via di mezzo, mezza bellezza. Tutto il fango che dalle ruote sta schizzando sulla strada, in teoria il codice della strada dice che dovremmo pulire le ruote, ma vabbè, la prossima volta nessuno ha visto niente. Diciamo che non erano così sporche da pulire. No, vi stavo parlando di cambio, 6 rapporti, automatico, super effetto pullman, cioè di quelli che non è lento, non è veloce, non è intelligente, è un po' vecchiotto, un classico ripartitore di coppia, convertitore di coppia, che probabilmente per l'animo fuoristradistico ci sta. Non è che se lo metti in sport, no. Ci sono mille modalità, comfort eco, normal, sport, addirittura sport plus. Aspetta che mi attacco il manilio in antipanico, che c'è un rotatorio. Ma anche il cambio lo puoi mettere a sinistra e lo puoi mettere in sport, ma non cambia niente. Senti quando mollo che va comunque a 900 giri il motore, accelero, risale, ma è dopo 2 secondi che dà potenza alla macchina, a trazione alle ruote, insomma. Senti, stiamo facendo la curva a 30 all'ora e già le ruote iniziano a fare... A parte che eri a 40. No, sono a 60 adesso, anzi dobbiamo tornare nei ranghi a 50, ma no, non so, Luca, tu hai trovato che cambiasse qualcosa smanettando qua tra le modalità? Onestamente non è così sensibile come mi sarei aspettato, detto in maniera molto onesta. Però la comodità... La comodità è al top, nonostante io non possa alzare e abbassare il sedile lato passeggero e nonostante io mi debba interfacciare con una plancia che per carità va anche bene, se non fosse per questi inserti è vecchia, Luca, va anche bene, è vecchia, guarda anche solamente questa parte qua dedicata alla climatizzazione che funziona bene con ma i pulsantini dell'orologio Casio, ma funziona bene, l'ho fatto, ma ho detto funziona bene, ma sì, questi pulsanti Casio, ma non è neanche Casio oro, ma Casio non è oro. Brutto. Però ripeto, sì, funziona bene, addirittura c'è la possibilità di separare i flussi anche dietro e la, diciamo, la tipologia di riscaldamento e raffrescamento. Non abbiamo fatto vedere che c'è la possibilità di avere la telecamera a 360 gradi che si attiva in modalità fuoristrada, ma adesso ci abbiamo il fango e io ti porterò dal contadino con questo Land Cruiser. Prego. No, comunque molto comoda perché le sospensioni assorbono veramente bene. Questa macchina la metti a 130 in autostrada e sei un re. Devi continuare a fare così col volante. Consumicchi anche se vogliamo, perché il coefficiente di penetrazione è vabbè, ma pesa anche tanto, oltre 2,5 tonnellate. Freccia a sinistra, tantissimo fango, ha piovuto un sacco in questi giorni e allora direi che qua rimettiamo la modalità qua proprio fango. Allora, prima di tutto dobbiamo mettere le 4 ruote motrici ridotte, poi metto la velocità, scusate, la modalità fango neve, là mi dice che ok, ha disattivato praticamente l'ESC, ha attivato la modalità multi-terrain, mud and sand, in inglese è fantastico, sì dai, fango e sabbia, io direi che andiamo, non uso la modalità crawl, quindi automatica, gestisco io tutto, non blocco il differenziale centrale perché per ora direi che non ce n'è bisogno e ti faccio vedere una cosa, qua, pulsantino view, guarda, entro in questa schermata, fermati un secondo, te lo faccio vedere bene. Bravo. Grazie alle varie telecamere posso vedere cosa succede a destra, a sinistra, quelle sono le nostre ruote, vedi, e questa è la parte anteriore del veicolo, quindi possiamo vedere proprio quello che succede davanti alla vettura. Qua c'è una grossissima pozza d'acqua, agevoli la telecamera fuori dal finestrino così facciamo vedere quanto è profonda, ma soprattutto c'è tantissimo fango, ma proprio tantissimo fango, una situazione che metterebbe in crisi qualsiasi SUVettino, diciamo da città,
E vediamo se mette in crisi anche il nostro, che sento che slitta tanto, sento che si sposta proprio lateralmente il nostro Land Cruiser, però le ridotte lo fanno veramente avanzare alla grandissima. Sospensioni comodissime, direi che te la alzo, Luca. Lo sto alzando al massimo, eh. Ho schiacciato il pulsantino qua per alzarla al massimo. La nel cruscotto centrale, vedi, c'è quella scritta AI, che vuol dire che siamo AI alti. Non so se dice AI. Fermati un attimo. Di qua. No, sento, mi fermo. In mezzo la pozzangherona, così fai vedere quanto è alta e quanto la nostra ruota è dentro questa pozzanghera. Come è messa? No. Insomma? Proviamo a uscire in maniera cattiva? Giù tutto gas? Aspetta che mi sposto. Oh, guarda come scivola. Certo. Caso tutto a posto, Andrea? Sporcato, ce l'ho fatta. Missione compiuta. Vabbè, dai ragazzi, ma no, allora, te l'ho promesso Luca, allora ti porto dal contadino, perché questa, diciamo, prima fase di fuoristrada, ma superata in nonchalance, a parte il fango che ti si è stampato mi sulle si mani. Mi si è appiccicato il fango a... Ma no, non puli, non pensare a pulirti, stiamo facendo una prova, riprendi qua che c'è la retrocamera anche dietro adesso. Ma cosa vuoi retrocamare? Tanto guarda, questa è una telecamera 360, l'abbiamo vista mille volte, è sempre la stessa. La qualità, la qualità diciamo, è un po' così, cioè, è proprio il massimo. Perché se vuoi che dica qualcosa, però... dico qualcosa di sgradevole. Ok, il problema adesso qual è? Quello di girare per andare fino a... Qua non riusciamo a girare, deve andare dal contadino, deve girare, non ce la fa. Allora, il limite di questa vettura sono un po' le dimensioni. Non ce la facciamo a girare qua perché non voglio neanche abbattere le piante. No, non possiamo andare dal contadino. No, io torno in fondo torno indietro. Basta. Sì, caro Bordos, qua faremo un bel taglio, ma io questa cosa la faccio, va fondamentalmente perché mi diverto come un bambino. Non taglio io, lo mando due per facendo vedere fuori. Ok, vai, dai nel fango, dai, chiuso il finestrino, dai, troppo bello. Ok, adesso qua giro, rientro. Amici di Toyota, più prove di fuoristrada, perché noi ci divertiamo un casino, soprattutto con quelli veri come questo. Lo facciamo girare? Ma gira lì! Guarda che... No, guarda, raggio di sterzata non male, eh. Ma sei tu che ne parli malissimo di questo Toyota Land Cruiser. Ma allora, io non ho parlato male di questo fuoristrada. Ho parlato delle doti stradali che, rispetto ad altri fuoristrada che sono più civilizzati, sono peggio. In realtà, le doti fuoristradistiche sono i... rispetto, soprattutto adesso che stiamo andando su una strada veramente tanto sì, difficile. Qua c'è la banchina cedevole. Hai paura di andare giù nel fosso. Ti ricordo che pesiamo 2,5 tonnellate e più, Più te, quasi 3. Più me, 3,5. Ok, adesso prendo la strada di sinistra, se riesco. Qua ci saranno dei solchi molto profondi. Qua la banchina è ancora più cedevole, tra l'altro. Ma la telecamera la tieni così per far vedere che cosa? Niente, tanto allora, c'è quella. Ma ce l'hai davanti, lì! Guarda che solchi, però la macchina è alzata tutta, quindi... Ci solleticano sotto? No, non ci solleticano sotto, però sento che devo accelerare un po' perché sento le ruote che slittano, non vorrei fermarmi qua, prendo un pochino di velocità, dovremmo magari... sciare, devi andare giù un po' più. Esatto, dovremmo magari sgonfiare un filino gli pneumatici, sono M+S, non sono neanche hard da un punto di vista fuoristrada. Sai dove ho visto un sacco di queste Land Cruiser? Sentiamo, ad Dubai. Abu Dhabi, bravo, Dubai e Abu Dhabi, nel deserto sono tutti le Land Cruiser, quando devo andare sulle dune sgonfiano le gomme, ci si diverte come dei disperati. Caro contadino, hai preparato le uova fresche? Noi siamo arrivati! Ci manco a girare, siamo arrivati, guarda come sale anche sul prato, guarda. Vai dentro nei solchi. Allora, sono stretti, Luca, tutte le volte mi ci vai dentro nei solchi. Ma se. Allora, se rimaniamo lì, chiami tu Toyota? Ma non è questione di chiamare Toyota, è questione che tu ti bolli con le qualità fuoristradali, fuoristradistiche, off-road. Allora, andiamo su. Toyota! Ma lì c'è un ruscello che scende tra. Allora, andiamo su a vedere dove finiscono quei due solchi. Vediamo un po' dove finiscono quei due solchi. Nella carabina del contado, credo. Che ci sta per sparare a sa. Nel Winchester, Luca, del mezzano. Sai che siamo fermi? Guarda. Certo che siamo fermi. Ma le ruote stanno girando. Stiamo scavando la fossa. Forse non è il caso. Allora, non male siamo in salita, quindi possiamo tornare indietro. Direi che mettiamo la retromarcia. Ah, no, abbiamo ancora una possibilità. Bloccare il differenziale centrale. Blocca che riusciamo a andare su facile. Bloccato il differenziale centrale. Vai. Metto anche l'automatismo che dovrebbe toglierci da ogni impaccio. Molo la frizione, cioè molo il freno, vado. Dai. E non facciamo neanche un centimetro. Siamo fermi. Prova a accelerare. Luca, dobbiamo chiamare il trattore. Vabbè, retromarcia, fortunatamente siamo in salita, quindi la pendenza ci aiuta, ci agevola la discesa. Però non freno, perché scende... No, si è fermata. Riproviamo con un po' di velocità? Vai. Riproviamo con un po' di velocità? Siamo troppo pesanti, non riusciamo più a ripartire.
Devo scendere? Devi scendere e spingere, no, adesso giro a sinistra, speriamo di non finire nel fossato. Giro dall'altra parte. Giro da... infatti sto girando da questa parte per non finire. Ma guardate che cosa ha fatto Andrea nell'erba. Andrea nell'erba. Non ecco, sono stato io. È stato Andrea e non... fortunatamente la strada è comunale. Riproviamo. Ma basta, riproviamo. Non ce la fai! Dai, vediamo come lavora la trazione, guardiamo, dai, prendiamo un pochino di velocità, prendiamo un pochino di velocità, niente. Vuoi prendere? Non abbiamo gli pneumatici. Gin tonic, ci vorrebbe. Niente, non abbiamo gli pneumatici adatti, quindi torniamo indietro. Potrebbe essere la prima volta che riusciamo a essere impantanati qua. Sì. Diamo colpa agli pneumatici. Tra l'altro con una vettura che dovrebbe essere super da fuoristrada. Sì, però lì proprio ci ha abbandonato. Sì, ci ha abbandonato. No, in realtà, allora, diciamocelo, non abbiamo gli pneumatici giusti. Però magari un qualche differenziale bloccabile anteriore e posteriore ci avrebbe aiutato a toglierci il passo. Qua blocchiamo solo quello centrale. Vabbè, ragazzi, questo è quello che ci è successo. Togli sto crawl, per favore. Tolgo il crawl, vado di manuale, guardo dietro, anche se abbiamo la telecamera 360, e speriamo di riuscire a uscire. Vabbè, ma qua siamo in discesa, quindi zero problems. Cercherò sempre di mantenere una linea di discesa per non rimanere ancora impantanato. C'è da dire una cosa, che però sta piovendo da due giorni senza soluzioni di continuità, quindi il terreno è veramente tanto. Se fossi andato nei solchi e avessi avuto più grip, saresti riuscito a salire facile. Potrebbe, ci proviamo? Se vuoi. E se rimaniamo qua? Se rimaniamo qua io ho un impegno più tardi. Ok, quindi usciamo, diciamo. Diciamo che poteva andare. No, ma sì, ma no, probabilmente sì, perché avrebbe fatto più grip sulle rocce. Vuoi andare nel campo? No, dai, che già gli abbiamo rovinato il praticello. Ma qua non è comunale! Lo so, è comunale, lo so, è una strada aperta a tutti, però sai com'è, gli ho rovinato il praticello da un po' l'anima green. Guarda, e stai finendo nel fossato? Guarda che ci facciamo due risate, adesso stiamo qua veramente, guarda. Come siamo messi? Se vado avanti scivolo giù. Socio, qua siamo esattamente dentro, ma completamente. Allora, amici miei, guardate, siamo dentro. Ci serve un trattore. Ciao. Che andrei a chiamare tu, perché io sono completamente spiaccicato. Ciao, finisce qua la prova del Toyota Land Cruiser. Questa è la situazione. Forse la salvezza dietro l'angolo. Cose gravissime. Oh. Primo tentativo è andato male. Sì, ma non è ancora detta l'ultima parola, perché adesso dobbiamo buttarla giù di là per poter poi uscire di là. Che figura di merda. Luca, abbiamo capito una cosa. Ecco perché la usano a Dubai e non nelle stradine fangose di Montevecchia, dove basta un minimo di pendenza con questo fango scivolo nel fosso. Ragazzi, siamo finiti nel fosso, fortunatamente sono venuti a salvarci. Va bene. Allora, ci fermiamo in questa pozzangherona d'acqua, esame puliamo un po' gli pneumatici. Esame superato, diciamo. Sì, diciamo. Siamo noi che le abbiamo chiesto troppo. Onestamente. Allora, onestamente sì, però grazie al trattore siamo usciti in nonchalance. Dai, cioè, nonchalance, ci abbiamo messo giusto quell'ora e mezza. Ma questi sono dettagli per automoto.it. Ok, stavamo parlando di cosa? Delle finiture, sistemi di sicurezza? Stavamo parlando delle finiture che abbiamo detto non sono particolarmente contemporanee, se vogliamo. Questa mi fa venire in mente quelle serie TV americane degli anni 70 in cui andavo in giro col vecchio pick-up per le colline del Wyoming. Ecco, Wyoming, tra l'altro mi viene in mente l'uovo sodo. Comunque questa trama un po' così. Vabbè, dai, alla fine dentro una Toyota. Dentro è marcatamente Toyota, però ho visto Toyota migliori. Sedili molto comodi, raffrescabili e riscaldabili con queste manopole, anche qua poco moderne direi, però funzionano bene. Abbiamo un USB, abbiamo la presa 200, scusate, per vai il, diretto per vado per, diretto, vai, no, vai, dai, no, mi fermo, ma chi se ne frega, tanto questa è l'accelerazione massima. Da 0 a 100 in 12 secondi e 7, la velocità massima è 175 km/h, io mi attacco al maniglio antipanico. Perché non so come sarà la frenata con le gomme che abbiamo. Esatto, siamo a 100, siamo questa 12 giù tutto il freno.
grandissimo beccheggio. Grandissimo beccheggio. Mi devo vomitare. Ho dovuto schiacciare come un disperato, puntarmi per far intervenire l'ABS, però in realtà gli spazi di frenata non sono stati poi così peggio rispetto ad altre vetture che abbiamo provato. Ma sei arrivato alla velocità di riferimento o non sì, ce l'hai fatta? Sì, no, ce l'ho fatta, ah, al bene, pelo bene. Ma ce l'ho fatta. L'unica cosa, ho sentito tutta la massa spingere la vettura. È una macchina che ti guida lei, non la guidi tu. Cioè, la puoi prendere come vuoi, di forza, di petto, di pancia, ma è lei che ti porta, è lei che ti guida. È un po' un timone di una nave, questo volante. Insomma, bisogna andare piano con questa macchina, non si può andare troppo veloci perché non ha una grandissima, diciamo, stabilità, perché le sospensioni sono molto cioè soffici. Tu la guidi soltanto in fuoristrada se sei capace. Se no, vai nel fosso. Esatto. Ecco, perfetto. E invece dal punto di vista degli optional legati alla sicurezza di guida? Abbiamo il sensore dell'angolo cieco, abbiamo il cruise control tradizionale e adattivo anche, abbiamo la possibilità, però non arriva fino a zero, si stacca, eccolo qua, e abbiamo la possibilità del sensore della corsia, che però bippa, quindi dopo un po' rompe le scatole, non ti corregge sul volante. Infotainment fatto comunque classico Toyota, non abbiamo niente di nuovo, anche la grafica l'abbiamo già vista tante volte. Si può collegare ovviamente uno smartphone via Bluetooth, via voce funziona bene. Qua abbiamo le informazioni sulla vettura, sul consumo, sulle informazioni di viaggio e in media. Non voglio collegare il Bluetooth, tante possibilità, c'è anche il Digital Audio Broadcasting e anche qualche applicazione multimediale se colleghiamo magari il nostro smartphone a fare da hotspot e lui succhierà i dati. Anche il navigatore non male, l'unica cosa che manca sia CarPlay sia Android Auto. Rimettimi un attimo la retromarcia che prima l'hai messa, vero? Ma eravamo in una situazione limite, questo era il parcheggio. Scusami. Figurati. Ecco, vedete, questa è possiamo anche decidere l'angolo della telecamera, quindi ampio o stretto. Sai cosa c'è qua sotto? Un cassetto refrigerato dove si possono mettere bottiglie, bibite, nel caso rimaneste bloccati, non trovaste un trattore che vi tira fuori. Disagio. Facciamo la prova, mettiamo in terza marcia, vediamo facciamola. Siamo ora a 40, 400 Nm di coppia, non faccio entrare il kickdown, 50 adesso, ma zero problemi, no, a livello di coppia non abbiamo nessun tipo di problema. Però allora, non mi ricordo più dopo questo intermezzo se mi ha dato i consumi o meno. No, i consumi non li abbiamo dati, riusciamo a percorrere 7 km con un litro di gasolio in città, diventano circa 10 il limite autostradale, salgono 11/12. Quando viaggiamo intorno ai 110, valutate che questa è una vettura che può anche essere configurata a 7 posti, l'abbiamo visto in fase di presentazione. C'è anche la 3 porte volendo, però. Parte da 55.000 euro, nella nostra versione, la configurazione a 7 posti mi sembra costi 1.700 sì. euro. Arriviamo con anche il cambio manuale 1.800, mi sembra, se non ricordo male, a 69.000. Cambio automatico, cioè c'è anche cambio automatico, manuale, scusami, sì. Parte manuale 55. 69.000. A Dubai è perfetta. A Dubai è perfetta, ma è perfetta anche in Brianza. Adesso noi siamo fatti sorprendere perché siamo dei novizi. No, colpa del terreno cedevole, comunque. Esatto. Perché siamo proprio scivolati così, lateralmente. Come sono amareggiato. E come sei amareggiato, assolutamente non è cittadina, ma proprio zero. Non è cittadina, ecco, anche perché vi guarderanno. Anche perché se non l'avete sporca vi guarderanno malissimo. Se invece l'avete sporca come noi adesso, vi guarderanno benissimo e penseranno: ma questi sono proprio capaci di fare fuori strada. Sì, oppure si fanno venire a prendere dal trattore quando possono, ecco, nel nostro caso. Comunque, commentate questa prova, non so cosa taglieremo, non so cosa lasceremo. Ingiuriateci pure, no? Sottovoto.it, Facebook. Sì, aspettiamo gli insulti. Ciao! Bordons, mi sento non su un SUV, non su un fuoristrada, ma su... Bene amici! Non so perché mi viene da ridere. Dai!